Buongiorno, siamo qui in studio con Alessandro Gentile, professore all'Università alla Complutense di Madrid, e con Toto Patera, un dottorando ormai alle ultime Inizio. battute, no? Un nostro dottorando di pedagogia dello sviluppo. E perché la loro presenza? Il professore Gentile è qui in qualità di visitante e Patera è un po', come dire, colui il quale si è fatto mentore di questo scambio. Egli stesso, peraltro, tempo addietro, ha avuto la possibilità di un periodo di permanenza in Spagna a contatto con il mondo della ricerca spagnola relativamente ai suoi temi di indagine che in qualche misura incrociano gli interessi di Gentile. Quindi è uno scambio, insomma, che è promettente di risultati. La caratteristica di Alessandro Gentile è quella di essere italiano, quindi è un visitante in Italia provenendo dalla Spagna. Si è recato in Spagna una decina di anni fa, dopo aver terminato i suoi studi alla Sapienza di Roma. Ha deciso, insomma, di fare le valigie e di partire a tentare fortuna in qualche modo. E sembra che la sua scelta, insomma, sia stata ripagata da qualche motivo di soddisfazione. E allora, oggi vogliamo qui, diciamo, amabilmente conversare su questo suo permanere in Spagna, su cosa lì egli ha realizzato e quali sono anche i suoi desideri e i suoi obiettivi, se pensa di poter rientrare in Italia, se lo spera, se lo auspica, oppure invece no, insomma, e poi intercaleremo con le impressioni della permanenza per il suo periodo di ricerca in Spagna di Salvatore Patera. Per cui, insomma, cercheremo così di realizzare un ping pong che quantomeno non annoi i nostri Assolutamente. spettatori. E allora, io comincerei proprio con Toto. Descrivici un po' i tuoi mesi di permanenza in Spagna, se era la prima volta che andavi, ovvero no, eccetera. Dici un po'. Ma il tramite per la Spagna, quando penso alla Spagna, l'immagine che mi viene è sempre quella di Alessandro, perché mi ricordo il periodo poi finito all'università a sociologia, e Alessandro decise di partire a Madrid. Come sempre, poi le cause di questi incroci della vita risiedono spesso anche Allora nella. dobbiamo dire però qualcosa per il nostro pubblico che altrimenti gli rimane oscuro un Pregresso. passaggio che tu dai per scontato. Patera e Gentile si sono conosciuti all'Università Esatto. di Roma, sono stati compagni di corso alla Facoltà di Sociologia, quindi avete forse avuto due percorsi differenti che poi ad un certo punto tornano ad intrecciarsi.
tornano ad intrecciarsi. Io mi è piaciuto subito Alessandro perché quando negli anni in cui Roma, diciamo, era abbastanza calda, c'erano dei movimenti studenteschi molto attivi. Mi ricordo le scene, diciamo, delle serate a psicologia, le feste a psicologia, le feste a sociologia, ma mi ricordo Alessandro al Circo Massimo, quando noi suonavamo, quando allora si poteva suonare al Circo Massimo, oggi da quello che vedo, diciamo, è abbastanza blindato. Alessandro aveva un cappellino di carta e vendeva i cornetti al Circo Massimo. E fu una scena che mi colpì molto, perché dicevo, ma sto ragazzo alla fine è bravo, all'università è impegnato, faceva già un sacco di attività con gli studenti, poi ci racconterà. Era proprio un ragazzo molto attivo all'università, quindi mi incuriosiva vederlo poi nella veste serale a vendere a 500 lire i cornetti al Circo Massimo. Quindi un po' questa sua vena un po' così operaia mi ha colpito già da subito. E poi è stata una serie di incroci durante gli anni di università in cui abbiamo fatto un po' di cose insieme, poi è venuto a trovarci nel Salento un paio di volte, ma parliamo del 98-99, quindi parliamo veramente quando eravamo pischelli, direbbe Alessandro. E poi, dicevo, gli incroci della vita nascono sempre anche per cose casuali o per motivi che spesso non adduciamo alla nostra volontà. Alessandro si trova a Madrid anche per una conseguenza, uno strascico, diciamo, sentimentale, quindi la decisione di partire a Madrid. È perché hai voluto svelare questo dettaglio così personale e intimo, scusami. L'avevo visto sull'agenda. Glielo facciamo dire semmai a lui, no? E quindi ecco, io lascio questa pausa così, al momento in cui te poi hai deciso di partire. Ma innanzitutto grazie al professor Colazzo, al suo gruppo di lavoro e a Toto anche per avermi permesso di ripercorrere a ritroso questo ponte che mi ha connesso più che con Madrid, con uno scenario internazionale che prima non conoscevo se non nella veste di turista. Grazie all'Università del Salento quindi per darmi la possibilità di essere qui con un biglietto da visita che non ha nazionalità, un'esperienza biografica che indipendentemente dalle mie origini romane, italiane, anche molisane, fanno di me un ricercatore che ha avuto la possibilità di costruirsi e affermarsi anche e soprattutto all'estero, come me e molti altri cosiddetti cervelli in fuga, e partendo... Ma ricostruiamo proprio passo passo. Quando hai deciso di partire? Che anno era e perché hai deciso e come mai hai scelto la Spagna? Cioè... Io non ho mai fatto l'Erasmus e durante il mio percorso universitario in una facoltà di sociologia della Sapienza. Sì, effettivamente ho partecipato molto alle attività accademiche di ricerca dell'università. Credevo, credo e continuerò a credere che di sociologia si può vivere e che la sociologia più che un lavoro è un mestiere. E come mestiere è un mestiere di ingegnere sociale, diciamo, come mestiere e deve essere vissuto con passione come se fosse una missione. È un ruolo organico alla società, è un ruolo attraverso il quale si può crescere non solamente professionalmente in te, ma anche personalmente. E con questa prospettiva Roma mi stava stretta. Mi stava stretta Roma nel senso che io chiedevo più di quello che quella città e quell'accademia poteva darmi. E anche perché sono cresciuto grazie anche ai consigli dei miei professori, anche ai consigli dei miei colleghi, con la prospettiva di che un ricercatore, un professionista in scienze sociali, ma anche in altre discipline, io credo che si forma, che cresce mettendosi in gioco e si forma e cresce anche mettendo in sospeso alcune certezze, costruendo altre certezze anche in altri scenari che io spesso consideravo non alla mia portata. Partire non è stato morire, come si suole dire, partire è stato crescere, partire è stato rinascere, partire è stata una necessità che io ho voluto, io ho cercato e anche con l'appoggio dei miei genitori, bueno, di mio padre perché ho solo mio padre, anche con l'appoggio sofferto quindi di mio padre che è rimasto solo, che però ha visto in me il fatto che
farmi una posizione a Roma era complicato. E partire per la Spagna è stata una cosa un poco casuale. Tra le mie attività accademiche sono venuto a contatto con il vice direttore dell'omologo del nostro CNR, in particolare dell'Istituto di Politicas y Bienes Públicos, lo puedo dire solamente così, il professore che mi mise alla prova dicendo che un anno all'estero l'avrei potuto fare a condizione di compiere con dei minimi. Il minimo era che mi dovevo sostenere da solo, quindi la Spagna non metteva a disposizione nessun fondo. E questo istituto era di Madrid. E al contempo dovevo produrre, dovevo garantire un inserimento nel gruppo di lavoro, garantire delle pubblicazioni ufficiali in riviste d'impatto, dovevo garantire un'attività docente e di ricerca che per me si faceva quasi titanica come prova, perché non conoscevo lo spagnolo e soprattutto dal punto di vista personale non ero mai andato a vivere all'estero e soprattutto non avevo mai fatto un'esperienza di vita fuori dal mio guscio, dalla casa dove vivevo, a differenza di molti fuorisede che ho conosciuto e che ho apprezzato oltre ad ammirare durante la mia esperienza spagnola. Io come romano di Roma non ho mai potuto vivere, mai neanche voluto, per questione anche di costo opportunità, perché negarlo, vivere fuori di casa. Quindi è il dettaglio intimo che stava svelando. Ma il dettaglio intimo che stava svelando. Vogliamo eludere o lo vogliamo? No, lo possiamo trattare, però è il mio caro collega non è ben informato, perché fondamentalmente andando in Spagna ho rotto anche con il cliché di moglie buoi dei paesi tuoi, un po' perché io avevo una ragazza e avevo una prospettiva di una vita in comune in questa ragazza a Roma. Però non me la sentivo di prescindere da questa opportunità più unica che rara di provare con le mie forze ad andare all'estero. Mi sono promesso la possibilità di ripensare l'esperienza con questa ragazza, però fondamentalmente l'affetto non è mai venuto meno. Quello che è venuto meno è un progetto di vita che lei adesso sta vivendo così come ce l'avevamo promessi, senza di me. E ascolta Alessandro, quindi ti ritrovi in uno shock sostanzialmente, sì, a dover subire questo scossone, andare in una impegnativa città come Madrid con scarsissime fonti di sostentamento, sì, dovendo imparare rapidamente la lingua, esatto, mettendola immediatamente in pratica in contesti non facili. Sì, l'inglese è stata un po' la lingua madre nel primo impatto, la Spagna è stata accogliente, devo dire non conoscevo nessuno, però mai mi sono sentito straniero in terra iberica. E a Madrid è stata un'esperienza di un anno estremamente intensa, è stata un'esperienza costruttiva e è stata un'esperienza che soprattutto mi è piaciuta grazie al sostentamento, questo bisogna dirlo, dell'Università La Sapienza, che mi ha dato la possibilità di partire con una borsa di studio di perfezionamento post laurea. E tra l'altro aveva vinto anche la borsa Leonardo, quindi nel senso il finanziamento l'ho trovato alla fine, io di mio avevo qualcosa che avevo guadagnato con alcune esperienze di ricerca e con anche alcune attività, poi regalava per te, buono di cuore, quindi... L'emancipazione me la sono costruita passo passo, sia personalmente che materialmente, però là l'anno l'ho fatto in maniera tale che era un investimento. Chi parte investe, investe in se stesso, investe nel posto dove va. Quindi per questo il mettersi in gioco è stato duro, è stato triste, però non è stato mai drammatico. E imparare la lingua è stata uno shock che era facilmente superabile per il semplice fatto che era la condizione sine qua non per sopravvivere. Quindi non vivere con gli italiani, stare in un contesto accademico dove ti chiedevano come minimo una capacità linguistica e una capacità anche propositiva. E io sono tornato dalla Spagna dopo quell'anno
e un anno intenso e con due pubblicazioni. Sono tornato tra l'altro con l'esenzione al servizio militare per meriti scientifici, sono tornato anche con il gusto di riprovarci, quindi sono ripartito dopo un anno, quindi tornare a Roma è stato un po' come fare il punto della situazione con mio padre e con i miei colleghi. Premetto, era un periodo in cui il flusso migratorio degli italiani verso la Spagna era ancora molto basso, molto limitato, stiamo parlando del fine 2002, inizio del 2003, e ritornare in Spagna, questa volta a Barcellona, significava finalmente mettere i puntini sulle i. Essere dottore significava scegliere, fondamentalmente già avevo scelto il paese, sempre guardando all'Italia, però sempre considerandomi un ricercatore. Il ricercatore, come dice anche la canzone, è mobile, no, non solo la donna, il ricercatore deve essere mobile, deve parlare dall'Italia al resto d'Europa e possibilmente dal suo territorio, dalla sua esperienza biografica, deve costruire sinergie. Chiediamo a Patera qualcosa... In contrappunto, cioè quando tu sei andato in Spagna, è stato 2 anni fa, no? È stato l'anno scorso. L'anno scorso. È finito esattamente come oggi, in verità. Esatto. Quindi un anno fa parti per... Parto per Madrid, perché tramite Alessandro avevo avuto la possibilità di partecipare intanto i 2 anni precedenti, quindi 3 anni fa e 2 anni fa, alla Rede Spagnola de Política Social, che è un congresso che si tiene annualmente e che unisce insomma un po' le esperienze più interessanti in ambito spagnolo principalmente sui temi di politiche sociali. E quindi sono diventato membro di questa rete 3 anni fa e poi, diciamo, con un po' di tenacia, annualmente ho tentato di presentare dei paper. L'ultimo l'abbiamo presentato tutti insieme quest'anno come gruppo e siamo stati presi anche quest'anno, quindi per 3 anni, diciamo, sono andato un po' a vedere cosa accadeva in Spagna. E l'ultima esperienza, quella di un anno fa, è stata quella di fare anche un visiting alla CSIC, che è il Consejo Superior de Investigación Científica, sempre di Madrid, all'Istituto di Bienes y Políticas Públicas, dove Alessandro aveva lavorato per otto anni. Mm-hmm. Voglio tornare su una cosa interessante che diceva Alessandro, il fatto che poi si ha la possibilità dal posto in cui si vive, di poter, come diceva lui, parlare all'Europa, parlare al mondo. Se penso anch'io al contesto romano, Roma è una città così bella, però allo stesso tempo è una città anche così, come dire, immobile, eterna, ti paralizza, e rischi di rimanerci anche più di 10 anni. Io personalmente sono rimasto quasi 12 anni a Roma. Quando sono rimpatriato, quindi con tutto quello poi che questa parola rimpatrio ha a che fare poi con la riflessività sul proprio percorso, sono ritornato a Lecce e paradossalmente ho viaggiato molto di più, ho prodotto molto di più, e se vedo anche l'incremento in termini di crescita personale, sono cresciuto molto di più quando sono ritornato a Lecce. E la possibilità di trovarmi in un contesto anche di umano e professionale di ricerca in questi 3 anni, che ha permesso di capire l'importanza dell'autonomia, però con un occhio sempre poi all'interdipendenza che ci lega poi col contesto in cui viviamo. Aver trovato questa chiave mi ha fatto trovare molta, molta serenità, mi ha dato anche la possibilità poi di trarre veramente vantaggio dall'esperienza che ho vissuto a Madrid. Autonomia e le relazioni. Il tratto, diciamo, interessante, poi, che vede oggi Alessandro qui, ha visto me l'anno scorso a Madrid, è quello di aver avuto, diciamo, una, tra virgolette, un'istituzione o comunque un gruppo di ricerca aperto a questo modo di concepire la ricerca e questo poi modo anche di concepire quotidianamente il lavoro quotidiano che svolgiamo. Beh, questo è stato, diciamo, una prova anche di credito per me, perché per la prima volta non ho avuto l'idea di dire vado a Madrid e magari ci rimango. E questo per me è stato un motivo veramente forte, diciamo, è stato proprio un passaggio proprio fondamentale anche per me. Quindi capire l'importanza di come dal proprio territorio si può continuare a parlare all'Europa o in scala più larga anche al Sud America o al resto del mondo, con la nostra attività di ricerca, portando la nostra esperienza locale in una cornice, diciamo, di tipo più globale, più grande. Avevamo lasciato
Alessandro a Barcellona. Abbiamo lasciato Alessandro a Barcellona. Torni a Barcellona. Torno a Barcellona, svolgo i primi 2 anni di dottorato, un master in sociologia e poi ritorno a Madrid, questa volta come ricercatore nel CNR, nello stesso istituto dove Toto ha realizzato il suo visiting l'anno scorso. E là finalmente divento dottore partecipando a progetti di ricerca internazionali sulle politica sociale da una prospettiva comparativa. E non mi sono fermato neanche fisicamente, da Madrid mi hanno mandato attraverso dei concorsi interni al CNR a realizzare altre esperienze di docenza, quindi questo non è il mio primo visiting internazionale, di docenza e di ricerca anche in altre realtà internazionali di particolare attrazione e spessore nell'accademia. E questo è utile anche, immagino, per gli studenti, per sì, i laureandi, per le persone che iniziano anche un percorso di questo tipo, no? Il percorso è un percorso in cui i vincoli, gli ostacoli sono risorse. E in questo senso è un percorso che si definisce e ridefinisce continuamente, proprio perché l'attività di ricercatore non può prescindere né della finestra internazionale e né della crescita professionale attraverso, per esempio, pubblicazioni che siano di impatto a livello internazionale e il confronto con ricercatori di altre latitudini. Quindi da qua viene un po' la necessità biografica, ma soprattutto professionale, quasi imposta dalle istituzioni di appartenenza, di realizzare altri 4 mesi di visiting, questa volta all'Università di Stoccolma, 4 mesi a Londra, London School of Economics and Political Science, e finalmente 4 mesi, poco meno di 4 mesi, dall'altra parte dell'Atlantico. Stare negli Stati Uniti, all'Università di Pennsylvania, è stato un altro elemento di crescita incredibilmente importante per me e per l'istituzione. Perché? Perché l'istituzione attraverso il visiting crea contatti, crea ponti e li percorre attraverso del visiting in maniera tale da costruire sinergie. Questo significa non solamente costruire sinergie attraverso le persone, ma significa anche costruire sinergie attraverso i territori e le istituzioni di appartenenza. Per questo io mi presento con la mia individualità, con la mia biografia, però non posso prescindere, mai si deve prescindere, di parlare delle istituzioni di precedenza, di creare questi vincoli in maniera tale che si mantengano, più che altro per una questione non solamente intellettuale, però più che altro per una questione di sopravvivenza e di crescita dell'istituzione e del professionista. E questo spesso indipendentemente dalle possibilità materiali di crescita economica, nel senso il ricercatore in questo senso, e anche io quando mi muovevo, è umile dal punto di vista di chiedere e di ricevere, e ha tutto da guadagnare. Che ci può rimettere? Dal punto di vista biografico forse ci rimette in termini di stabilità nelle eventuali relazioni sentimentali che si possono costruire. È un'emancipazione prolungata in cui spesso si deve mettere in contraddizione la stabilità, per esempio nella costruzione di una famiglia, la stabilità di un punto di riferimento fisso. Certo, in termini logistici, io sto 2 ore di distanza da Roma, diciamo che d'estate devo andare da Lecce a Leuca, ci metto più tempo. Però il punto è non avere paura, sapere che quando cresci te, cresce con te l'istituzione di appartenenza, il territorio di appartenenza, il gruppo di ricerca d'appartenenza, e quindi questo. 2 domande finali, perché abbiamo sì, praticamente sforato. Di chi? No, assolutamente, è anche un po' la retorica, diciamo, della diretta. Esatto. No, al di là, noi ci diamo per queste nostre conversazioni un limite compreso tra i 20 e i 30 minuti, cerchiamo okay, di non sforare mai i 30 minuti okay, e quindi siamo ancora dentro il margine di sicurezza. Okay. Mi piacerebbe tu ci dicessi di cosa adesso ti stai occupando, sì, quali sono i tuoi oggetti attuali di ricerca.
Sì, spesso e volentieri quando si parla di un ricercatore in scienze umane e sociali si dice che il suo oggetto di ricerca abbia algo, qualcosa di biografico. Fondamentalmente io da diversi anni mi occupo di politiche di emancipazione come politica di capacitazione dei giovani nel momento in cui transitano la vita adulta. Quindi tutte quelle politiche che sono corollario del passaggio nella transizione alla vita adulta nel percorso formativo, lavorativo e residenziale, quindi anche politiche per esempio per facilitare l'affitto delle case dei giovani, ci sono delle politiche in questo senso per esempio in Svezia e fino a poco tempo fa in Spagna. E la formulazione delle politiche di emancipazione come politiche di empowerment dentro della prospettiva della transizione alla vita adulta è, diciamo, la mia prospettiva d'analisi più importante. Immagino che in questo momento critico diventi particolarmente interessante fare ricerche di questo tipo. Sono d'accordo col professore e sintetizzare una cosa soprattutto che spero possa essere una spinta, un entusiasmo, un motivo di entusiasmo anche per, non solamente per noi, però anche per i ricercatori e per chi si accinge a fare a occuparsi di discipline di occuparsi di scienze umane e sociali e scienze pedagogiche. La crisi è un momento fertile per il ricercatore sociale, è una sfida non solamente personale, però un momento di partecipazione e di presa di posizione fondamentale. Non si deve rinunciare a osservare come cambiano le strutture, però anche i fenomeni sociali dentro un contesto di crisi. La crisi della transizione a vita adulta non semplicemente significa una messa in contraddizione della tradizione, della convenzione, della linearità della transizione, significa anche la costruzione di nuovi percorsi di emancipazione e da là per esempio nuove forme di pensare la famiglia, nuove forme di pensare l'uscita di casa, nuove forme di pensare la residenza, nuove forme di pensare la vita in coppia, nuove forme di pensare anche il percorso professionale, quindi non solamente occuparsi dell'inserimento lavorativo ma di tracciare come si possono tracciare dei percorsi professionali più che stabili anche interessanti. Grazie. Due minuti a Patera perché ci dica il suo tema di ricerca e se l'essere andato in Spagna ha giovato a svilupparlo. Tempi di crisi. C'è un libro molto bello di Zizek che dice benvenuti in tempi interessanti, in tempi in cui diciamo la rappresentanza politica, diciamo così, come l'abbiamo conosciuta, entra in crisi ed è importante, così come sottolineava Alessandro, la dimensione emancipativa dei soggetti e delle comunità. In questo l'educazione degli adulti, e quindi lui parlava di transizione da adulta, ha proprio il compito di aumentare, di potenziare la funzione sociale dei soggetti e in un certo senso ragionare in una logica, diciamo, di pedagogia di comunità e quindi anche di quelli che sono i punti di contatto con le tematiche offerte dal punto di vista di Alessandro, significa pensare nuove modalità per promuovere l'autonomia, per promuovere la capacitazione, per promuovere l'empowerment dei soggetti e quindi delle comunità. Questo in un dialogo evidentemente aperto nella criticità della contemporaneità con le istituzioni. Questo significa anche pensare, avere una nuova immagine, anche una nuova immaginazione, dicendolo con le parole di Mills, sul futuro che ci aspetta. E questo non può passare se non da processi, diciamo, che siamo in grado noi stessi, in dialogo appunto con le istituzioni e con le altre forze sociali, di co-costruire insieme. Quindi l'interesse sui temi della partecipazione ha a che fare in realtà con come è possibile creare degli spazi per poter essere più performanti da un punto di vista anche sociale e politico. E in questo senso, diciamo, la direzione è quella anche di studiare, di capire, così come ho visto in Spagna, quali sono le occasioni per promuovere una democrazia partecipativa, una democrazia deliberativa, quali sono i contesti, quali sono gli attori, quali sono le pratiche e soprattutto anche quali sono gli strumenti che effettivamente permettono di dare realtà a queste parole, a queste impressioni che stiamo dicendo adesso. E rispetto a questi temi cosa ti sei portato dalla Spagna? Mi sono portato intanto da un punto di vista
Ecco, poi sono i motivi di discussione spesso con Alessandro, questo è molto interessante. Un attivismo molto forte, quello che ho visto in Spagna c'è un attivismo molto forte da un punto di vista anche della partecipazione comunitaria. Il quartiere dove abbiamo vissuto, dove lui vive tuttora, che si chiama Lavapiés, è molto interessante vedere come quando per esempio viene occupato un edificio pubblico, beh, io ho visto sempre le persone grandi, i bambini, andare a chiedere, a rivendicare, tra virgolette, uno spazio di partecipazione lì dentro per dei servizi che effettivamente potessero essere utili al quartiere e alla vita delle persone, quindi nella logica molto più di un welfare comunitario. Ecco, ho trovato molte realtà di welfare comunitario in Spagna e questo è stato un modo anche per pensare in maniera non antagonista anche la relazione con le istituzioni. Quindi mi porto sia questa apertura culturale sia anche quelli che sono poi anche gli strumenti, tra virgolette, che possono avere le amministrazioni, le comunità per promuovere questi Grazie, processi. Toto. Una battuta finale la lasciamo al nostro ospite, cioè un dovere di ospitalità che dobbiamo rispettare, evidentemente, ma non è solo formale. Il nostro atto, gli vogliamo chiedere, sono pochi giorni che sta nel Salento, nell'Università del Salento, Sì. qualche impressione proprio fugace. Veramente qualche impressione, niente, non una valutazione, diciamo, ponderata, ma proprio sull'onda dell'emozione. Sull'onda dell'emozione è una terra accogliente e l'Università del Salento è il riflesso dell'accoglienza e il riflesso anche del compromesso con questa terra. L'impressione, la prima impressione è quella di un'università che non si muove per individualità, si muove in gruppo, si muove per il gruppo e con il gruppo. E questo fa sentire comodo il ricercatore, fa sentire comodo la persona e fa in modo che la massima, una massima latina, con cui magari mi posso anche Ebbè, da romano. da romano. Sì, una massima latina da romano che se non mi sbaglio è di Seneca e che incontro anche nei miei colleghi che hanno deciso di tornare qua, amici e colleghi hanno deciso di tornare qua però senza smettere di guardare al suo intorno, al loro territorio, alle loro radici, eccetera, eccetera, è che non lo so tradurre in italiano, Romanaccio, lo quindi. dico in latino, nil difficile volenti. Bene, pur a volere, niente è veramente difficile, a veramente volere le cose. Grazie. Grazie a Grazie. te, grazie per la tua tenacia e per questo contributo che oggi ci hai dato. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie.